Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Di nuovo, qualcosa si è decisamente spostato questa volta. È stato molto breve, ma con la coda dell'occhio hai visto qualcosa. Un momento. Tutte le porte sono chiuse. Non hai animali. E i tuoi genitori non torneranno a casa prima delle 10. Quindi, non c'è modo che qualcosa si sia mosso. È solo la tua immaginazione che sta dando il meglio di sé. Seduto nella tua stanza, dove l'unica luce è quella emessa dal monitor del computer, fissi il buio per diversi minuti, tanto per essere sicuro. Ora ti senti stupido. A cosa stavi pensando? Naturalmente non c'è nulla. Torna a fare quello che stavi facendo. 15 minuti più tardi, mentre ti prepari per andare a letto, sei nel bagno e le tende della doccia si spostano. Aspetta! No! Smettila di spaventarti. È solo la tua fervida immaginazione. Ti sta riempendo la testa di cose che non ci sono davvero. Ti guardi riflessa allo specchio, te lo dici lentamente e chiaramente. Immaginazione. Con un respiro spegni la luce e ti dirigi verso la tua camera. Accucciato nel letto e con uno strano presentimento addosso, fissi il soffitto buio. Solo il moto di un piccolo ventilatore disturba la quiete della notte. Un'ombra nella flebile luce della stanza accanto si muove. No, 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 smettila! È la tua immaginazione. Tutto qui. Cerca di dormire, stupido. Ma poi, proprio quando stai per addormentarti, percepisci qualcosa nel buio. È la tua immaginazione che ti sta sbirciando dall'alto in basso, con un frastagliato, macabro sorriso.